La sezione centrale della Corte dei Conti ha confermato in sede di appello la condanna per danno erariale già inflitta in primo grado nei confronti dell'ex consigliere regionale Giovanni Bilardi, all'epoca dei fatti contestati capogruppo di Scopelliti presidente, e Alfonsino Grillo, componente dello stesso gruppo. Sotto i riflettori della magistratura contabile, le spese effettuate dal 2010 al 2012 con i soldi destinati alla gestione dei gruppi consigliari. Bilardi è stato anche condannato per l'omesso controllo delle spese sostenute dagli altri componenti del gruppo, per i quali tuttavia l'azione erariale è stata dichiarata prescritta. Adesso, secondo quanto deciso dalla Corte dei Conti, Bilardi dovrà pagare 313.000 euro alla Regione, Grillo, per il quale è stata confermata una parziale prescrizione, 50.000. Bilardi, scrivono i giudici nella sentenza, con la condotta contestata appare essersi discostato macroscopicamente dalle elementari e chiare regole che era tenuto a conoscere ed applicare in tema di inerenza della spesa a fini istituzionali, trattandosi di obblighi essenziali relativi alla sana gestione e rendicontazione che devono presidiare al corretto e trasparente uso del denaro pubblico. Anche per Grillo, in relazione agli anni 2011-2012, le spese, locazioni, immobili e contributi ad associazioni culturali e religiose sparse sul territorio, telefonia, collaborazioni esterne, sono tutte illegittime dal momento che non è stata dimostrata l'inerenza delle stesse ai fini istituzionali del gruppo di appartenenza. La conferma dell'avvenuta prescrizione riguarda Claudio Parente, difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, e Salvatore Magarò, avvocati Salvatore Giorno e Giuseppe Leporace.